Grazie, grazie consigliere, ringrazio anche di nuovo l'onorevole Bonfrisco per le sue parole che mi aveva fatto ricordare come io l'ho conosciuta, che fu proprio in quell'occasione, agli ospedali civili di Brescia, in quell'occasione, per certi versi anche con dei profili anche di drammaticità. Ora, sono veramente molto lieta di essere in un contesto come quello di questa sera a parlare di un tema e di porre attenzione su quello che è il mondo delle disabilità. È stato criticato anche per certi versi è stata criticata la costituzione di un ministero ad hoc per le disabilità. Ci sono state delle voci che hanno ritenuto il ministero una forma di segregazione, quasi che le disabilità venissero trattate in un contesto a parte. In realtà, la natura del ministero delle disabilità, infatti, che è un ministero senza portafoglio, in realtà la natura è quella di una sorta di coordinatore delle politiche sulle disabilità all'interno del governo, in questo caso del governo Draghi. Io spero che sopravviva poi il ministero anche a questo governo, che quindi che possa trovare una istituzionalizzazione che non sia soltanto un vento che arriva perché la Lega e il suo segretario federale Matteo Salvini l'hanno voluto. E che tipo di coordinamento? Il coordinamento e il controllo avviene attraverso, in realtà, la politica affinché in ogni norma si tenga ben presente il vero principio che informa tutta la materia, che è quella della inclusione. Non si deve parlare di normativa, virgolette, speciale, non deve esserci una nicchia speciale di trattamento. Occorre che tutto il contesto legislativo, il contesto amministrativo, nell'esecuzione delle opere, in ogni momento, in ogni passaggio della nostra vita, dobbiamo badare a che ci sia un contenitore che permetta a tutti di esserci. Se noi ci soffermiamo e facciamo attenzione, ogni qualvolta entriamo in un edificio, ogni qualvolta noi guardiamo un sito, ogni qualvolta noi cerchiamo di leggere un documento, magari anche online. Nel momento in cui vediamo la televisione, ascoltiamo la radio, mettiamoci nei panni di tutti affinché questi servizi debbano essere proprio accessibili a tutti. Quindi quello che semplicemente devo fare, semplicemente per modo di dire, perché di cose semplici io non ne ho viste tante fino adesso, quello che dovrò fare sarà proprio quello di verificare affinché ci siano queste attenzioni. Pongo un esempio, nel DPCM, quello dei primi di marzo, abbiamo avuto l'accortezza, ad esempio, di inserire che all'interno, che nel momento in cui la persona con disabilità è costretta a recarsi in pronto soccorso, addirittura che sia ricoverato in un reparto, abbia la possibilità che il familiare, o il cosiddetto caregiver, lo accompagni, perché ci sono delle persone con delle disabilità che non possono essere lasciate da sole o che non vogliono essere lasciate da sole per alcune caratteristiche, per la fiducia che hanno nella persona che le accompagna e nel fatto che la persona che le accompagna conosce anche le sue esigenze. Ecco, noi abbiamo fatto una norma che pare banalissima e in realtà ha dato una grandissima opportunità a queste persone di poter anche semplicemente recarsi in ospedale. E altra disposizione, che anche questa era un po' sfuggita, sembra quasi incredibilmente sfuggita, nelle linee guida che sono state redatte per le priorità vaccinali si erano inserite alcune patologie, alcune fattispecie proprio clinicizzate. In realtà è bastato, virgolette, lo dico così, che sembra qualcosa di semplice, in realtà è stato il frutto di una grande operazione anche di stimolo, di ricordo al Ministero di competenza,
e di inserire in queste linee semplicemente che la priorità vaccinale deve essere assicurata a tutti coloro che sono, hanno una disabilità, una condizione di disabilità grave o gravissima, cioè semplicemente l'abbiamo anche circoscritto, descrivendolo, altrimenti poi uno come fa a individuare la persona che ha la priorità o non ha la priorità? Abbiamo detto quello che c'è una certificazione che già esiste. Articolo 3,3 della legge 104, virgolette, semplicemente, nonché gli familiari conviventi, i caregiver. Perché sempre per la questione di cui sopra, nel momento in cui io vaccino la persona con le disabilità, ma pongo in virgolette in pericolo di contagio il familiare o il caregiver che diventano sostegno a volte indispensabile per la persona con le disabilità, tu crei un grossissimo problema. E quindi abbiamo previsto questa priorità. Vedo che nella pratica non è delle volte così semplice come appare, ci sono adesso tutti i sistemi che noi troveremo ovviamente anche nei siti delle regioni dove si possono prendere le informazioni, ci sono le piattaforme e sappiamo insomma che il contesto è abbastanza, però quello l'abbiamo in sé. Un'altra questione che uno dice l'attenzione, le mascherine trasparenti. Le mascherine trasparenti. E sembrano anche questo uno strumento così, virgolette, semplice, così normale. In realtà c'è avuto bisogno, prima che vi siano delle mascherine omologate, il signor generale, commissario Figliuolo, tra l'altro, che si è messo all'opera, guardate, con una grandissima, non solo competenza, ma una grandissima umanità, un uomo che è proprio attento. Non appena ho inviato la prima lettera dove ho segnalato che c'era bisogno delle mascherine trasparenti, a stretto giro di posta ha risposto dicendo provvedo immediatamente ad aprire questo capitolo per l'acquisizione delle mascherine trasparenti. In realtà adesso le stanno testando perché non solo devono essere omologate ovviamente al fine di contenere il contagio, ma poi devono essere anche pratiche, non si devono ad esempio inumidire, appannare perché altrimenti. Anche qui le persone sorde, le persone che comunque leggono il labiale, come fanno ad avere una comunicazione nel momento in cui ha delle persone davanti con la mascherina o che addirittura è costretto a togliersi la mascherina per essere compreso, con pericolo. Anche questo l'abbiamo fatto. Ora abbiamo questo passaggio. Nel decreto Ristori siamo riusciti con una trattativa a ottenere questi 100 milioni. Destinate proprio alle politiche di inclusione e di accessibilità, sono dei denari, sapete bene, poi i riparti dei fondi avvengono attraverso dei meccanismi, ma questa è stata una conquista. Nell'arco di un mese abbiamo ottenuto questo, ma soprattutto abbiamo ottenuto l'attenzione, già fatto stesso che stasera siamo qui e ne stiamo parlando e abbiamo riunito persone che operano sui vari livelli di governo. Questo è un altro passaggio indispensabile e poi lascio la parola a voi. Un altro passaggio indispensabile, ricordate che il tema delle disabilità non ha un solo padre, un solo tutore. Le disabilità vanno trattate solo ed esclusivamente qualora c'è ed esiste una rete socio-sanitaria istituzionale. Perché il tema non va esaurito solo nel tema del Ministero della Salute, non va gestito solo da un assistente sociale del comune, non va gestito solo con la parte assistenziale della regione, va fatto in coordinamento ed è il coordinamento e anche con gli enti del terzo settore, fondamentali in questo tema, fondamentali. Qual è il grande obiettivo che vorrebbe essere il mio obiettivo? Io qui ve lo anticipo, un obiettivo che ovviamente abbiamo davanti 2 anni per arrivare alla fine naturale della legislatura e dico che sono comunque 2 anni che passeranno attraverso degli ostacoli, no? E ci saranno ovviamente, io non lo so se saranno così lineari arrivare a 2 anni. Comunque il tempo materiale davanti è ristretto. Ma l'obiettivo qual è? È di quello che ogni ciascuna persona con disabilità deve avere il suo progetto individuale di vita.
Non è che deve accettare quel che passa il convento in quel contesto. Non è che deve essere chiuso dentro, virgolette, un istituto. E che è il termine che va abborrito ormai anche la Convenzione ONU. Cioè, chiede e noi ci siamo impegnati a fare questo. Il principio è della deistituzionalizzazione. Dobbiamo trovare il progetto di vita individuale e guardare qual è l'offerta di servizi che c'è attraverso appunto tutta quella rete. Ed è lì che fa il vero, virgolette, contratto sociale. È nel momento in cui la persona con le disabilità decide, accetta di sua spontanea, tramite i propri bisogni, quelle che sono le sue esigenze, di dire questa è l'offerta. E quindi quello avrà la sua capacità lavorativa, avrà la possibilità di un ingresso nel mondo del lavoro, con che modalità, avrà bisogno di un certo tipo di assistenza, quale assistenza, ha bisogno, non ha bisogno del caregiver. Ecco, questo è il pacchetto, questo sarebbe il grande obiettivo. Ripeto, i tempi sono scarsi, però io sono certa che man mano, anche soltanto mettendosi con attenzione, e ogni piccola conquista diventa una grande conquista. E io vi ringrazio ancora veramente per l'attenzione, mi dispiace non poter restare molto collegata. È sempre veramente un gran piacere e mi congratulo anche con gli organizzatori e un saluto veramente a tutte le amiche, gli amici e le grandissime persone, e vedo anche qua tante grandi donne che ci sono.